Amici appassionati di futsal, benvenuti nel dopogara della partita con le consuete interviste del post partita. Siamo con il direttore sportivo del Pisticci, Giovanni D'Onofrio, al quale chiediamo, direttore, un Pisticci che ormai non si deve nascondere più. Vabbè, siamo appena alla seconda partita, devo dire che la partita è stata sentita già dai preliminari, già in settimana, perché col Senì sono state sempre belle prestazioni. Sono due squadre che si rispettano e giocano a futsal tutte e due, quindi è stata una bella partita, penso che il pubblico si sia divertito, noi anche con sofferenza in panchina ci siamo divertiti, però con un po' più di sofferenza, perché in panchina non ti nego che si soffre più del dovuto. Il campionato, ripeto, è alla seconda giornata, quindi dobbiamo stare coi piedi per terra e giocare come sappiamo giocare, e penso che arriveremo in fondo al campionato tra le prime posizioni, quindi indubbiamente la squadra c'è, è maturata anche nei comportamenti in campo, fuori e nell'ambiente. Prendo la palla al balzo con mister Lavecchia, il direttore parla di una maturità maggiore quest'anno, almeno nelle prime due di campionato, è questo quello che è cambiato rispetto alla passata stagione? Sì, perché si inizia a ragionare con la testa, queste partite qua l'anno scorso, soprattutto all'inizio, le avremmo perse. Invece abbiamo avuto quella maturità di non mollare fino alla fine e siamo riusciti a fare due gol, credo nel recupero o all'inizio del recupero, non lo so. Quindi e difendere il risultato nonostante siamo rimasti in quattro. Quindi una grossa maturità rispetto all'anno scorso, è cambiato che loro iniziano a essere consapevoli di avere un potenziale. Questo potenziale, oltre che tecnico e tattico, è anche mentale. Se loro ragionano un po' di più sulle loro potenzialità e su quelle che possono fare, ci possiamo veramente togliere delle soddisfazioni. La partita era dura, durissima, perché gli avversari sono molto forti, allenati da un grande allenatore, sicuramente arriveranno in fondo. È una vittoria che vale moltissimo questa, oltre la classifica, vale molto sia per il morale, ma anche perché per il morale, ma anche diciamo, per la caratura dell'avversario, che veramente è una grandissima squadra. Mi permetto a margine un grosso applauso anche ai tifosi, al gruppo Pistoicos, veramente un palazzetto infuriato oggi. Sì, i ragazzi sono veramente bravi e devo dire che anche loro sono maturati moltissimo rispetto allo scorso anno. Fanno un tifo invidiabile, perché oltre a cantare ho visto tantissimo rispetto nei confronti sia degli arbitri che della squadra avversaria. È una cosa bellissima, con loro abbiamo lavorato parecchio in settimana, proprio per questo ci siamo visti, volevano fare delle coreografie insieme a noi e questo significa squadra. Siamo stati veramente una grande squadra, da dirigenti, sponsor, tifosi, squadra e tutto staff tecnico, che sinceramente stiamo lavorando veramente abbastanza bene, senza dimenticare sia la femminile che il settore giovanile, insomma. Amici sportivi, siamo nel dopogara di una intensissima partita vinta meritatamente dal Pisticci. Siamo con lo sponsor tecnico Filippo Ambrosini della Ambra Costruzioni Generali, il nuovo sponsor tecnico del Pisticci, al quale chiediamo: è questo quello che ti ha spinto a sostenere economicamente il Pisticci? Sì, è questo quello che mi ha spinto, è la grande passione che ho per il territorio e per questi colori. La dimostrazione è stata oggi, grande prova di maturità della squadra, di attaccamento per questi colori, una cosa straordinaria. Voglio ringraziare tutti, nessuno escluso, il tecnico, tutta la dirigenza, tutto il team, perché hanno fatto un lavoro in questa settimana, forse anche una quindicina di giorni, 10-15, da 10-15 giorni, intenso, estremamente positivo, e poi questi sono i risultati. Una serata straordinaria per tutti, perché ce lo meritiamo tutti. E permettetemi una cosa, volevo ringraziare il gruppo degli Ultras, perché hanno sostenuto e sostengono sempre la squadra dal primo all'ultimo minuto, e questa è una cosa straordinaria. Siamo sempre nel dopogara con mister Bloise, l'allenatore del Senise. Mister, una partita bellissima dall'inizio alla fine, un commento. Sì, è stata una partita molto bella, che ha ripagato la bellissima cornice di pubblico che era presente oggi. Una partita combattuta che poteva finire in qualsiasi modo, e ha vinto il Pisticci, a cui facciamo i complimenti, però abbiamo fatto una gran bella partita, abbiamo regalato a tutti un bellissimo sabato di futsal.
peccato forse solo per qualche protagonismo arbitrale, a favore di tutte e due, a sfavore di tutte e due. L'unica pecca è che abbiamo giocato 4 minuti di recupero il primo tempo, 5 il secondo, ormai è una partita che non finiva più, però vabbè, ci siamo divertiti ancora di più, dai, mettiamola così.